L'Italia ha ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità. L'ormai famosa piramide alimentare che la caratterizza è diventata non solo sinonimo di bontà delle materie prime, ma anche riscoperta di ingredienti semplici e antichi. E a parlare in maniera approfondita di come e quanto la dieta mediterranea faccia bene alla salute, che nel Castello Angioino di Mola di Bari si è svolto il primo convegno scientifico sulla dieta mediterranea, in occasione del quale ricercatori di fama internazionale hanno presentato i risultati scientifici che documentano come questo stile alimentare riduca il rischio di malattie cardiovascolari e di alcuni tumori. Stare dal video di amici che sono al di là dell'oceano, abbiamo il piacere di ospitare un messaggio importante. Quindi io ringrazio tutti quanti voi per aver accolto questo invito, confidando appunto nella positività di questa iniziativa, e quindi ci sono tanti altri che noi vorremmo accogliere in questa nostra comunità in maniera sistematica ed abituale. Quindi buon lavoro a tutti. Mediterraneo, ci mancherebbe altro, sarebbero pochi. Certo, non ne parlano facilmente un miliardo di italiani, ovviamente, ma anche adesso apprendo cinesi e anche di altri paesi, sono molto lieto. Poi, come sentirete uno degli organizzatori, da dire che sono invenzioni, tutto questo è tutta roba. Io non l'ho detto. E ci tengo a dirlo perché non vorrei che qualcuno pensasse che io senta. Quindi, e poi è un argomento che ho trattato a lui, che ho molti anni, ho collaborato con un pezzo dell'Africa, fino ai ghiacciai del Terreni che ci abbiamo anche noi sulle Alpi, e quindi questo ha favorito che cosa? Tutta una serie di composizioni di sistemi culturali, no? Che veramente, come dicevo prima, ci vorrebbero delle giornate intere per analizzarle tutte, eccetera. Ecco, io voglio alzare un flash per capire. Siamo in compagnia del sindaco di Mola. Sindaco, Mola si fa promotore di un'iniziativa che celebra la dieta mediterranea, ha anche il riconoscimento della dieta come mediterranea come patrimonio dell'UNESCO. Il perché di questo evento e perché Mola? Beh, la motivazione essenziale sta nel fatto che siamo assolutamente convinti che Mola come territorio si propone nella migliore maniera, nel miglior modo possibile, in quanto siamo produttori di quei prodotti che tipicamente fanno riferimento appunto alla dieta mediterranea. Fino ad oggi ci siamo semplicemente preoccupati di produrli, oggi ne vogliamo far conoscere le qualità organolettiche e scientifiche per valorizzarle. Quindi tutti ingredienti che rappresentano eccellenze del nostro territorio e che possono essere anche nuovo linfa per promuovere anche questa dieta mediterranea anche all'estero, al di fuori dei nostri confini. Sicuramente sì, infatti sarà proiettato un video di alcune nostre concittadine che già al di là dell'oceano ci aiutano in questa azione di promozione. E questo non esclude anche la possibilità di rivalutare appunto i nostri prodotti tipici. In questa occasione verrà presentato anche il bando 311. Ce ne vuole parlare? Quali gli obiettivi e il perché di questo seminario divulgativo? Ok, già è stato pubblicato il bando, due azioni della misura 311 che riguarda la diversificazione in attività non agricole. In particolare l'azione 1 riguarda l'ospitalità agrituristica, quindi ci sono contributi al 50% per l'avvio o l'ampliamento di imprese agrituristiche. L'azione 4 invece riguarda l'agroartigianato, ovvero la produzione di prodotti artigianali in ambito agricolo,
sempre nell'ottica della diversificazione del reddito delle imprese agricole. Un'ulteriore novità, queste due azioni scadono il 30 giugno, c'è una prima scadenza del bando, salvo poi riaprirsi dopo un mese se le risorse a disposizione nel nostro piano di sviluppo locale non saranno totalmente assorbite dalle domande che saranno presentate. Un'altra novità invece, che tra qualche giorno diventerà pubblica, e cioè che partono altre due azioni della 311, ovvero l'azione 2 che riguarda le masserie didattiche e l'azione 3 che riguarda invece le fattorie sociali. Quindi parleremo anche di questo, cioè degli aiuti alle imprese agricole, sempre nell'ottica di realizzare un'impresa agricola multifunzionale e sempre avendo come obiettivo quella della diversificazione del reddito dell'impresa agricola. In questo modo riuscire a trasformare anche l'operatore agricolo in imprenditore agricolo. In imprenditore agricolo multifunzionale, quindi che percepisce redditi non solo dall'attività propria primaria, che è quella dell'attività agricola, ma riesce anche a ottenere ulteriori redditi, ad aggiungere ulteriori redditi dall'impresa agrituristica piuttosto che dalla didattica, quindi implementando la masseria didattica, ovvero da attività di sfondo sociale, quindi con la fattoria sociale. Un'opportunità per i nostri imprenditori agricoli e per aiutarli anche in questo periodo di crisi, cercando di diversificare e quindi di ottenere ulteriori redditi per loro. Accompagnare il dottor Iannuzzello. Dottor Iannuzzello, la dieta mediterranea finalmente celebra, oltre che una dieta buona, anche una dieta sana. Quali i valori che possono far bene alle persone che verranno presentati in questo convegno? Io partirei da una considerazione. Tenga presente che alcune malattie, che un tempo erano appannaggio soltanto della, diciamo, società nordamericana, faccio un esempio, la malattia di particolare del colon, è in un fortissimo aumento anche nelle nostre regioni. Questo perché? Perché non mangiamo più come un tempo, cioè ci siamo allontanati assolutamente dalla dieta mediterranea. Questo compromette tutta una serie di funzioni di questo grosso tubo che è il colon, e il risultato è la produzione di malattie anche importanti, patologie serie. Quindi il segreto per ritornare a stare bene è quello di tornare appunto a una dieta mediterranea. Quindi seguire un po' quello che facevano i nostri nonni, che favorivano gli ingredienti che costituiscono poi l'eccellenza dei nostri territori. Assolutamente sì, penso che bisogna ritornare a un mangiare semplice. Se un giorno noi eravamo abituati a mangiare delle friselle di crusca con del buon pomodoro, penso che questo sia il risultato più immediato che dovremmo conseguire. Dottor Labate, in questo convegno vogliamo celebrare la dieta mediterranea e quindi di conseguenza anche i prodotti che rappresentano la nostra ricchezza, un valore aggiunto anche per la promozione del nostro territorio. Beh, sicuramente sì, noi stiamo un consorzio di strutture ricettive specializzate nel recupero di un patrimonio ormai abbandonato, che sono le masserie Trulli. Noi ci stiamo proponendo all'estero in diverse manifestazioni, a Londra, a Mosca, abbiamo presentato dei percorsi enogastronomici per la valorizzazione e promozione di tutto quello che accade nel territorio e tutto l'indotto che c'è al di fuori della semplice ricettività. È stata una strategia diciamo stupenda, che è stata pensata, concepita da alcuni imprenditori turisti, valorizzare questo patrimonio altrimenti immobiliare, altrimenti perduto, diventando ricettività alberghiera anche di un certo livello, come le resort di 5, 6, 5 stelle ormai che abbiamo sul territorio, che necessariamente dobbiamo tutelare e rispettare le aspettative di questi imprenditori, attraverso anche un comparto che deve allargarsi a tutto quello, ripeto ancora una volta, che succede al di fuori della masseria del Trullo. Quindi percorsi che devono valorizzare le produzioni locali e di come si veniva anche a produrre prima, cioè parlo di antichi frantoi oleari, di antiche cantine sociali, Museo del Vino, che sono situati nel territorio presente Alberobello, valorizzare il Trullo che è ormai patrimonio UNESCO, di far vedere anche le procedure di oggi di produzione dell'olio e quindi del vino, quindi un contatto diretto e scuole di cucina, che sono i veri motori, le vere situazioni di promozione del nostro territorio, attraverso le quali sicuramente si potrà offrire un prodotto finalmente, non solo a parole, di destagionalizzazione del turismo a 360 gradi su un territorio che deve offrire tutto quello che ci viene richiesto, cioè nel senso che anche attraverso
la partecipazione anche al semplice ballo tipico, che non deve essere una passività del turista a vedere ballare, ma deve partecipare anche lui. Quindi tutti questi ingredienti sicuramente faranno la fortuna, e mi auguro, di tutto il territorio, di promozione, di visibilità, che la Puglia, ahimè, a Londra ultimamente mi dicono che non sanno neanche dov'è. Grazie mille, grazie, buon lavoro. Dottor Barile, in questo convegno che celebra la dieta mediterranea non poteva mancare uno degli elementi principe, ingredienti principe, il pane. Qual è la ricchezza del pane, soprattutto la ricchezza del pane di Altamura? Certamente, come voi sapete, il pane di Altamura è l'unica DOP in Europa, quindi è stata pregiata questa denominazione per la sua peculiarità, sia dal punto di vista di fattibilità, cioè nel modo in cui e con cui si fa il pane di Altamura, ma soprattutto per le varietà di frumenti che noi impieghiamo per fare questo pane. Sono delle varietà autoctone che attecchiscono solo sul nostro territorio. In effetti il pane di Altamura si fa solo nel territorio murgiano, che comprende Altamura, Gravina, Poggiorsina, Spinazzola e Minervino. Quindi un pane che le cui qualità, oltre che essere la base della nostra dieta, che è stata fregiata anche come patrimonio dell'UNESCO, possono fungere da volano per esportare le nostre eccellenze all'estero? Certamente, è importantissimo, anche perché noi dobbiamo ridare al nostro territorio quei valori che diciamo che ci sono stati un pochettino rubati, ecco, parliamo così molto terra a terra. Perché? Perché si stava cominciando, diciamo così, a non credere più nei valori del nostro territorio, perché giustamente il mondo della globalizzazione, lei mi insegna, fa tutta l'erba un fascio. Noi con la DOP abbiamo voluto significare, abbiamo voluto far capire che i nostri territori, i nostri prodotti non hanno paura della globalizzazione, perché noi facciamo appello alle nostre risorse, sia rispetto a una tradizione e sia anche rispetto a una cultura dei nostri territori.